Copertina time! Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Oggi perché sono in questo set? Perché a casa c'è il marito. E voi direte, qual è il problema? Il fatto è, ragazzi, che se io registro un video insieme al marito è un conto. Se devo registrare un video per i cavoli miei nell'angolo della stanza e lui è invece lì seduto in poltrona, a me mi imbarazza, mi sento in imbarazzo e dico le bischerate. E allora ho detto, sai che c'è, vado allo studio. Lo studio era Avellino Calducino, perché qui la temperatura è alzata, però allo studio c'è freddo ancora, però mi sono scordata il condizionatore acceso e quindi insomma allo studio c'era caldo. Quindi com'è andata? È andata che sono qui nel set, quello proprio preciso dove faccio i video di massaggio, di Reiki su persona reale. Per il vlog ci sarebbe anche il divanetto, ma non avevo sistemato le luci, insomma è stata una cosa improvvisata. Un minuto e 11 di chiacchiere a vuoto, ma tanto voi state qui anche per quelle. L'illuminazione non è settata per fare video su di me, è settata per fare video, a parte non è completa, comunque è settata per fare video con le persone un po' più giovani, quindi mi vedrete al peggio del peggio, ragazzi mi beccate così. Allora, vi faccio vedere per prime queste qui, così poi le rimetto nell'asciugatrice, perché sono ancora umide. Allora, gli acquisti di Vinted che vi faccio vedere sono stati fatti da 3 persone diverse. In totale credo di aver speso su neanche 50 euro per tutte queste cose, mi sembra. Il costo fisso non ve lo so dire adesso, se me lo ricordo ve lo scrivo, ma altrimenti no. Allora, queste sono 2 felpe che ho preso dalla stessa persona. Sono arrivate nuove col cartellino, probabilmente rimanenze di negozio, non lo so. Però sono 2 felpine belline, questa blu stuff, una felpa blu scura, secondo me. Avevo smesso di portare le felpe, mi ero orientata più sulle cosine un po' più scicchettose, però poi cambio le cose, ora ho fatto la scorta di queste magliette qua, magari non ho le magline che mi ci stanno bene, perché poi quando è troppo caldo la roba pesante mi fa caldo, poi ho la roba dell'estate messa, chiusa, che magari lì forse qualcosa c'è, ma non mi ricordo manco cosa c'ho. E per me i vestiti da mezza stagione sono un po' complicati da usare e li ho, cerco di averli doppi a sto punto, da avercene un po' a casa mia, un po' a casa del marito. Quando poi tiro giù i vestiti estivi, magari ci trovo le felpine leggere che non mi ricordavo di avere, quello è poco ma sicuro. Insomma, c'ho un casino avendo i vestiti divisi in 2 case. D'estate è più facile, d'inverno è più facile, perché bene o male ho quasi tutto dal marito. Invece ora che siamo proprio nella mezza stagione, spesso parto da casa del marito vestita in una maniera, vengo a casa mia, mi cambio e torno, però poi dico, cavoli, non, la maglia che mi sta bene con questa l'ho laggiù, l'ho lassù, insomma faccio un gran casino. E allora sto cercando di approfittare di Vinted per aumentare i pezzi del guardaroba, in modo da averne un po' qua e un po' là, e sempre con il discorso colori cerco di avere tutte cose che si abbinano un po' fra di loro. Quindi di cose blu ne ho diverse, e quindi questa felpina di cotone, tutto sommato abbastanza leggera, dovrebbe essere comoda da portare anche adesso, insomma. Ora, oggi no magari, però ho delle altre magliettine blu, delle altre cosine, insomma questa mi è piaciuta molto. E l'ho pagata veramente una sciocchezza, proprio poco poco poco, è proprio nuova, guardate bellina. Poi sempre umida, che stava asciugando, perché sono andata a prenderle stamani, quindi gli ho dato una sciacquata, anche se devo dire che la roba è arrivata a questa mandata tutta pulita, profumata, però insomma è stata comunque nei pacchi, nelle cose, insomma mi piace. Ecco, qui a lavarla ho già fatto il danno che mi è uscito l'aggeggino qui del cappuccio, mi è uscito da fuori perché ho dimenticato di legarlo, vedete. E poi comunque ho preso quest'altra felpa invece sui toni di questo verde un po' grigiastro. Questa per esempio mi sta abbastanza bene con i pantaloni che ho indosso adesso, che non so se riesco a farvi vedere, ecco, vedete, sono dei pantaloni, quelli che ho comprato su Piazza Italia, che credo di averveli fatti vedere, e li sto adorando perché sono della leggerezza giusta per portarli in questo periodo, e
Niente, mi piacciono molto. Mentre i jeans che ho preso da Calzedonia, pensando che fossero per portarli adesso, invece no, si sono rivelati un floppone per la mezza stagione perché innanzitutto lì per lì non me ne sono accorta, ma hanno la vita altissima. Quindi, cioè, e poi sono grossi. Mi sembravano più leggeri dei Levi's, invece sono come i Levi's, solo che i Levi's hanno la vita sull'ombelico, quelli mi arrivano sopra. Per cui ho detto ok, questi vanno nell'inverno, inverno pieno, quando fa proprio freddo, che anche se c'è quei 2 cm più su sullo stomaco danno meno noia. E poi c'ho altre cosine, appunto mi sono arrivati quelli leggerissimi che vi ho fatto vedere in un altro video di Vinted. Insomma, sto comprando praticamente jeans a 2-3 euro su Vinted, in modo da averne anche quelli un po' a casa del marito, un po' a casa mia, senza dover fare sempre avanti e indietro con queste benedette grucce. E questa è una felpa un pochino più pesante di quella lì blu, eh? Anche questa era nuova cartellinata. Io ovviamente l'ho già. No, nuova cartellinata non lo so questa non me lo ricordo. Perché comunque questo effetto used non so se era nata così o se è stata usata. Però è perfetta, ecco, diciamo. Ecco questa. Bene, le vado a rimettere in asciugatrice. Qui di ritorno, ovviamente, l'asciugatrice non la faccio partire perché fa un gran casino. Allora, unico floppettino di questi acquisti su Vinted è questa maglia qua. L'ho presa per nuova. Quando è arrivata, l'ho visto subito che non era nuova. Perlomeno è portata poco, perché si vede dall'etichetta, però non è nuova assolutamente. Più che altro c'è questa piccola scucitura che non era segnalata. Ora devo dire che quella ragazza che me l'ha mandata c'aveva un sacco di vendite, un sacco di feedback positivi. Quindi la svista ci può stare, quindi cioè, io ho detto, senti, per una maglia pagata comunque poco, non mi ricordo se 4 euro, ho detto non sto a fare il reso assolutamente per una scucitura, e poi però le ho detto, guarda, io ti dico che è tutto a posto, ma la recensione ti becchi quella automatica, dopo 8 giorni la fa in automatico Vinted, perché sinceramente non mi sembrava carino nei confronti di quelle che mi mandano una roba super bella, che gli faccio la recensione bella, farla anche a lei, quindi ho detto, guarda, dico tutto a posto e via, senza stare a darti voti o non voti, però ecco, mi dispiaceva anche a darle un voto brutto, però qui è stata un po' furbetta, anche questo, guardate, è un segnettino, insomma, vabbè, una maglia che è un po' leziosina, l'avevo presa così, pensando di poterla usare un po' più frou-frou, invece mi sa che sarà una maglia di quelle proprio da casa, non so. Non l'ho neanche provata, insomma, vabbè, vediamo. Questa è l'unico acquisto un po' me. Sempre dalla stessa che ho preso questa maglia qui blu, ho preso questo vestitino. Allora, questo vestitino di Danny Rose l'ho preso più che altro perché io cerco di fare sempre set. Mi interessava la maglia blu, mannaggia a me. Aspettate, attacco le grucce. Mi interessava la maglia blu, però sempre in un'ottica che mi scoccia per pagare 4 euro di spese di spedizione per 4 euro di oggetto. E ho visto questo che ho detto, ma anche se non è proprio in palette, lo posso prendere, che effettivamente non è proprio in palette, ma insomma ci può stare. È un vestitino che però si può portare anche sopra il pantalone, credo, non lo so. Non ne ho idea. Io questi vestiti qui comunque li tengo soprattutto anche per registrare video. Anche se non ci vado in giro, però quando faccio i video di appunto di massaggi qui è carino, vedete, anche si armonizza nell'ambiente, insomma, specie se c'ho una persona con i capelli chiari, avere un vestitino scuro, insomma, ho diversi vestiti qui che tengo appoggiati, attaccati proprio, e li uso solo per fare video. Perché sono adatti, ecco, magari mi lasciano libera nei movimenti, sono abbastanza neutri come sfondo dietro la persona, che questo qui è, sì, è a fiorellini, ma insomma è un fiorellino, è carino, di Danny Rose, questo è veramente, guardate, pari al nuovo, veramente. Quindi avete capito perché mi è scocciato dargli un feedback negativo a quella ragazza, perché la maglia sì, non è un granché, però vabbè, via, capita, a volte succede. Però ho comprato veramente tanta, tanta roba bella, buona e soprattutto
diciamo che mettendo attenzione, sì, continuo a comprare cose fast fashion perché ci sono delle cose, come ho detto in altri video, per esempio a me le canotte, a me vanno bene queste di The Zenis e mi piacciono queste, mi trovo bene come modello, non dureranno una vita, però vedete hanno lo scollo giusto, dietro sono belline accollate, insomma, quindi anche di questa qui ho fatto la scorta perché ho trovato questo colore che mi piace e che soprattutto mi sta bene sotto tante cose e quindi ne ho comprate diverse. Però, ecco, sto cercando anche di prendere roba da Vinted, sempre di fast fashion. Ora, questo non so che marca sia, questa l'ho presa da un'altra signora, un'altra ragazza, non so, signora, ragazza, insomma. Questa magliettina molto carina, secondo me anche abbastanza in palette, forse un po' più da estate che da autunno, soft, cool, ma insomma, nell'insieme secondo me ci può stare. Certo, con questa maglia è tutto freddo, però se io sotto ci metto magari la camicia come ora, che sono in queste fasi un po' da mezza stagione, che la camicia di seta no, da sola non la porto, non lo so come ci starà con la camicia di seta, bisogna che ce la provi. Forse questa qui è più adatta da portare quando è più caldo, con una canotta e basta, non lo so, devo provare, perché io poi prendo le cose, dico, ah, le abbino e poi quando arrivo a abbinarle non stanno insieme, è un classico. Però ecco, anche le camicie di seta non sto riuscendo a portarle, perché sto più comoda con le magliette, perché proprio è come non avere niente, mentre la camicia va tirato sul polsino, cioè, è diverso, per quanto siano morbide sulla pelle. E in abbinamento ho dei maglioni che sono pesantissimi, quindi da sola mi fa freddo, col maglione è troppo, boh, è tutto da vedere. Insomma, ho preso questa maglia qui, che io le maglie aperte, lo sapete, le porto, ne ho comprate diverse su Vinted. Questa ha la manica un po' particolare, tipo tre quarti, quindi non dà neanche fastidio. Vediamo un po' che abbinamento posso fare. Ora questa la sto attaccando le grucce sul portamicrofono, eh. E per ultimo ho preso un altro paio di jeans, proprio nell'ottica che i jeans, quelli che c'avevo, che ormai si sono lasciati andare, via, non li butto, li ho portati qui a casa mia, nel reparto inverno, li tengo comunque come jeans di scorta, da battaglia, appunto, vengo qua giù, mi sono infradiciata, mi devo cambiare, ho comunque un paio di jeans, però voglio cominciare a tenerli veramente come jeans, anche tipo per fare lavoretti fuori, in giardino, nell'orto, perché sono tanto lasciati andare. Questi qui non me li sono provati, però dovrebbe, ovviamente sono una taglia 44L, perché a me più stretti, cioè ho preso qualcosa di preciso preciso, però io ho bisogno anche di roba un po' più comoda, che me la metto e ci sto anche seduta al computer senza sentirmi la pancia divisa in due. E questi qui come modello dovrebbero essere come quelli che ho indosso, però di jeans. La taglia è quella, il modello sempre skinny. No, questi forse sono super skinny. Li devo provare. Vita medio-bassa, vita media, perché vita bassa, no, quando una volta si diceva vita bassa, sono quelli che ti coprivano a malapena le mutande e quelli mi danno noia. Quindi vita media, che è la mia preferita. Vediamo un po' come mi stanno anche questi jeans da così, da portare normalmente, anche perché ricambio, non ricambio, ragazzi, ma che ricambio, tanto sto sempre a casa, vado a fare la spesa, insomma, più o meno lo sapete com'è la mia vita sociale. Quindi, a parte i leggings, quelli che porto esclusivamente proprio in casa, quando torno e dico ok, non esco più, sto in casa in poltrona con i gatti, là mi metto i leggings, quelli di Alara. E la maglia, proprio quelle che non mi metto più per uscire o per stare proprio. Poi ho deciso di mettere più o meno indifferentemente tutto, anche se ovviamente ci sono dei vestiti che sono un po' più particolari e non me li metto per stare al computer a lavorare, ecco. Però li porto poco, perché proprio la vita sociale è quella che è. E questi, niente, sono i jeans. Io spero di avervi comunque dato qualche idea. Vi ricordo che su Vinted mi chiamo Ventata d'aria fresca, tutto minuscolo, tutto attaccato. Di solito vi lascio il link giù. E se volete comprare qualcosa da me, dipende, anche per allora, io non ho tantissime cose nell'armadio, anche perché le cose veramente
scacione, nel senso quelle che dovrei mettere a 2 euro, 3 euro, io non ce le metto, lo sapete. Io acquisto jeans a 2 euro, 3 euro, però non mi va di metterle io in vendita, quindi perché dico, se devo mettere un jeans a 3 euro, il tempo che ci perdo a caricarlo e quella cosa e quell'altra, cioè io preferisco per quelle cifre comunque fare un bel sacchettino e donarlo alle persone che gli servono. Tanto ho persone fidate a cui dare i vestiti che li distribuiscono loro. Quindi su Vinted ci trovate poche cose perché sono cose magari un po' più particolari che magari nel sacco alle persone non le metto, non le do. È per quello che c'è poca roba nel mio armadio. Però spesso, cioè, ci metto roba nuova perché a volte ho in esubero le cose delle collaborazioni. Quindi insomma, seguitemi. E se dite che venite dal canale o da Instagram, magari vi faccio uno sconticino in più, ecco, tutto qua. Io vi saluto, vi ringrazio della compagnia, alla prossima, ciao!